Coronavirus, area medica oltre la soglia d'allarme del 15%. Scendono invece RT e incidenza dei contagi. Due nuovi ricoveri più guariti che positivi. Tragico incidente questa mattina lungo la ferrovia che attraversa il nucleo industriale di Pozzilli. Una donna ha inavvertitamente superato le sbarre del passaggio a livello ed è stata travolta dal treno Campobasso Roma e morta nell'abitacolo della sua utilitaria. Caso Ruggero, l'assessore congela la sua posizione nel partito Azione e resta in giunta. Io scelta come tecnico, non come politico, dice Castrataro spiega che la crisi è rientrata e che il surplus di costi della giunta andrà a favore di politiche sociali. Colli a Volturno, informatore scientifico massacrato di botte da marito e moglie, la lite legata al pascolo di pecore sul terreno del cinquantenne che si è lamentato con la coppia prima di essere pestato. Ufficio postale aperto a giorni alterni, protestano i cittadini di Limosano, siamo costretti a fare la fila al freddo, la provocazione di una signora, ritiro i soldi e chiudo il conto. Infino allo sport, il calcio di Serie Il vasto girardi torna in campo dopo oltre 20 giorni di stop giallo-blu domenica a Castelfidà. Buonasera, bentrovati con la nostra informazione. Tante notizie nel telegiornale, ma in apertura ci occupiamo del coronavirus. Aria medica oltre la soglia d'allerta il dato nell'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, mentre nell'ultimo bollettino ASREM ci sono più guariti che positivi e due nuovi ricoveri in malattie infettive. Sentite? Area medica, oltre la soglia d'allarme, 22,2, era al 10,2, il limite è 15%. Sale anche l'ospedalizzazione in terapia intensiva, ora al 7,7, era al 2,6, la soglia è del 10%. In compenso dall'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità riferito alla settimana 17-23 gennaio, scendono RT da 1,1 a 0,74 e incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti da 1.165 a 966 nell'ultimo bollettino dell'ASLEM ci sono invece due nuovi ricoveri in malattie infettive e anziano fragile due dimissioni da malattie infettive i degenti al cardarelli restano 44, 3 in terapia intensiva, 27 in infettive 14 anziano fragile 12 non vaccinati 364 e nuovi contagi 42 persone positive al molecolare 322 all'antigenico su 2.600 230 esami complessivi processati con tasso di positività al 13,8% e come accaduto negli ultimi giorni ancora una volta più guariti che positivi. 415 le persone che si sono negativizzate, 9.365 i molisani alle prese con il virus. La cronaca treno travolge utilitaria a Pozzilli muore sul colpo una donna di 47 anni una mamma di 47 anni Nicola De Santis Gravissimo incidente questa mattina in località Camerelle a Pozzilli sui binari che attraversano il nucleo industriale una donna di Pozzilli di 47 anni Lucia Fantauzzi si stava recando al lavoro in un'azienda di Roccaravindola ha inavvertitamente superato la sbarra del passaggio a livello ed occupato i binari proprio nel momento in cui sopraggiungeva il treno campobasso Roma che viaggiava in direzione Venafro. L'impatto tra il treno e l'utilitaria è stato violentissimo ed inevitabile, nonostante il macchinista abbia fatto il possibile per rallentare la corsa della locomotiva. Il treno ha trascinato per oltre 20 metri la piccola utilitaria. L'urto non ha lasciato scampo alla donna, che è morta sul colpo. Nonostante l'improvvisa frenata, nessun passeggero del treno è rimasto ferito. Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore prima di estrarre il corpo della vittima dalle lamiere, i sanitari di segna soccorso, i carabinieri di Pozzilli e la polizia scientifica per i rilievi, oltre alla stradale. Sgomento a Pozzilli dove Lucia Fantauzzi era conosciuta e ben voluta da tutti. Lascia il marito con due bambini di 10 e 7 anni. Nello stesso punto, 12 anni fa, in un incidente identico, perse la vita un uomo di 87 anni a bordo di una Mercedes. Quanto accaduto questa mattina riaccende le polemiche sul livello di sicurezza di quel passaggio a livello, già oggetto in passato di numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Restiamo sull'argomento con alcune precisazioni: la sbarra del passaggio a livello era abbassata, i sistemi di segnalazione erano funzionanti e sul treno non c'era nessun passeggero, il treno doveva di iniziare il suo servizio da Cassino dove era diretto. Continuiamo con la cronaca, andiamo a Colli a Volturno dove un informatore scientifico è stato massacrato di botte da marito e moglie dopo una lite tutto nasce dal pascolo di pecore di proprietà eh, delle, della coppia sul terreno del ricercatore scientifico che ovviamente non ha gradito da lì lo scambio di vedute degenerato in violenza il cinquantenne sarebbe stato aggredito dalla coppia che lo avrebbe colpito anche con un bastone mentre era a terra il cinquantenne è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del Veneziale di Isernia dove gli sono stati riscontrati un forte traffico trauma cranico ed ematomi su tutto il corpo, sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Castrataro questa mattina ha incontrato la stampa per i primi 100 giorni di governo e ha annunciato la crisi rientrerà con le dimissioni da azione. Della Ruggero, vedremo eh, tra, un po', tra un po' che si parla in effetti di congelamento della sua posizione, non di dimissioni. Ma Castratoro ha parlato anche di surplus di costi della giunta, che eh, questo surplus andrà a, favorire, eh, a favore di politiche sociali. E poi ha detto anche: Non sarò della partita alle regionali. Lo ha intervistato per noi Nicola De Santis. Io mi do sempre, no, mai il massimo perché altrimenti uno non ha lo stimolo per fare. E, e, e non è stato così perché sicuramente alcune cose potevano essere fatte meglio, alcune cose in più potevano essere fatte. Eh, una buona sufficienza che è lo stimolo per fare meglio. Primi 100 giorni con la fascia tricolore per il sindaco di Isernia Piero Castrataro. 100 giorni vissuti intensamente tra cose da fare e polemiche da fronteggiare. Tra le priorità del primo cittadino gli alloggi per le persone meno abbienti. È il bando diciamo, per gli alloggi comunali, abbiamo recuperato 100.000 euro che ci hanno concesso di avere ulteriori 400.000 euro dalla Regione a recuperare i sette alloggi comunali. In questi mesi mi sono reso conto come l'emergenza abitativa è reale. Tra l'altro a questi immobili si uniranno altri che si libereranno grazie al fatto che l'ACP si sta trasferendo nella nuova sede, ci saranno altri sette immobili, quindi diciamo, nel giro di un anno. Ci saranno quasi 15 immobili disponibili per altrettante famiglie, per alleviare anche una sofferenza che in questi mesi ho sentito perché tante persone sono venute da me a chiedere un alloggio. Poi ci sono i fondi del PNRR in arrivo, occasione irripetibile per cambiare volto alla città. Allora, c'è diciamo, il bando asili nido e lì stiamo ipotizzando due nuove strutture di asili nido e stiamo colloquiando anche con chi già ha le strutture private, perché poi dal 2027 al comune saranno date le risorse anche per gestire gli asili. E poi c'è so, il bando parchi e giardini dove stiamo valutando la possibilità di intervenire su alcuni diciamo, giardini della città, eh, c'è il bando mense, anche se lì c'è un problema per, per cui probabilmente non viene finanziata la parte diciamo, attrezzature che... Che era quella che, ci, che eh, ci interessava maggiormente. Ci sono alcune risorse invece che ci arrivano direttamente dalla regione. Faccio un esempio: sul trasporto pubblico urbano ci sarà la possibilità di avere mezzi, tutti elettrici, che poi verranno dati in gestione a chi vincerà la gara del trasporto pubblico urbano. Ci sono state polemiche sulla presenza in giunta di un esponente di azione. Crisi risolta con le dimissioni imminenti della Ruggero dal partito di Calenda. Ma la questione per me diciamo, era risolta all'inizio, giustamente c'è una questione politica che è stata posta da alcune forze che ho capito, e però diciamo, ora informalmente risolta, formalmente lo, lo sarà brevissimo, la giunta rimane quella che è e io ho piena fiducia diciamo, negli assessori che ci sono. Non poteva mancare un riferimento alla bocciatura da parte del TAR sul ricorso presentato dal sindaco in merito all'8-0. Allora, il, il TAR ha bocciato la sospensiva. Stiamo discutendo se fare ricorso al Consiglio di Stato, eh, stiamo facendo delle valutazioni. Io rimango della, della mia opinione personale, ma che chiaramente mi confronterò eh, con il resto della maggioranza e della giunta. Eh, non sono contrario all'opera in sé, assolutamente. Sono contrario al fatto che quell'opera ha un profilo eh, di rischio elevato per la città ed ha un costo elevato rispetto ai benefici che non sono stati sottolineati in nessun documento tecnico polemiche anche sull'aumento dei costi della Giunta, Castrataro promette di devolvere in progetti sociali il surplus delle indennità di sindaco e assessori. Ma io dico tranquillamente che anche in, questa, in questo settore a breve eh, tutta la Giunta varerà un documento in, in cui eh, diremo come una parte delle risorse, diciamo che dei costi in più, così come sono stati detti, verrà des destinata a dei progetti sociali, lo faremo tramite il comune, lo faremo anche tramite, eh, tramite la fondazione e, e, e credo che sia un bel messaggio per tutta la città. Castrataro conferma che non sarà della partita alle regionali, appoggerà una civica purché si allontana dal centro-destra e dalla civica di Patricello. Io rimango al comune di Sernia, sicuramente appoggerò eh, una lista civica eh, che credo si formerà in tutta la regione. Questa lista civica non potrà essere assolutamente composta da chi compone attualmente la maggioranza in Regione, non potrà essere composta assolutamente da, da quel movimento civico di cui ha accennato l'Europarlamentare Aldo Patriciello e sarà l'espressione della società civile e credo che anche in Regione serva a questo. Lavorerò per questo ma la, lavorerò semplicemente da sindaco di Sede. E come dicevo nel pomeriggio è giunta in redazione la nota dell'assessore Leda Ruggero, quando sono stata indicata come assessore avevo legami familiari, e qui si riferisce alla parentela con Melogli, e avevo anche in tasca una tessra. Questo non ha inciso però sulla scelta del sindaco perché il mio, come ben noto, non era un incarico di natura politica, bensì tecnico. Non siedo in giunta, dice Ruggero, in rappresentanza di alcun movimento se non delle mie competenze e conoscenze. Eh, sono stata indicata personalmente dal primo cittadino che ringrazio per la rinnovata fiducia affinché potessi lavorare al suo fianco per la messa a terra del suo programma elettorale, cosa che ho condiviso con serietà ed impegno dal primo momento. Il mio impegno dunque prosegue, conclude Leida Ruggero, con lo stesso entusiasmo dei primi giorni e con il desiderio di poter mettere tutta me stessa nel supportare l'azione amministrativa. Al fine di sgombrare il campo da equivoci ho inteso congelare la mia partecipazione attiva al partito Azione fino alla durata del mio mandato amministrativo, nella speranza che adesso si possa voltare pagina, abbandonare rimostranze da addetti ai lavori e tornare al nostro quotidiano impegno. C'è una città da cambiare, ha concluso l'EDA Ruggero. Torniamo alla pandemia che eh, muta e le, regolo, le regole dunque devono cambiare. Il professore Giancarlo Ripabelli, coordinatore del CTS Morise, avanza delle proposte. Resettare il tracciamento, rivedere i colori delle regioni e molta cautela sui meccanismi che regolano la quarantena e l'isolamento. Sentite. Cautela su eventuali modifiche ai meccanismi delle quarantene e degli isolamenti nelle scuole. Semplificare ma non eliminare il sistema dei colori delle regioni e resettare il tracciamento che Omicron ha fatto saltare in aria è la ricetta del professore Giancarlo Ripabelli per affrontare i mutamenti imposti dalla pandemia. Se da un lato oggi appare logico rivedere il cosiddetto sistema dei colori, magari semplificando ulteriormente, spiega Ripabelli, dall'altro potrebbe essere pericoloso derogare completamente da meccanismi automatici che per Peraltro sono basati su parametri di più lenta attivazione come i ricoveri ospedalieri. È chiaro che comunque il punto di riferimento per tali decisioni debbano essere sempre di più i tassi di copertura vaccinale, dice il coordinatore del CTS, per il quale Sarebbe anche opportuno considerare un vero e proprio reset del sistema di contact tracing, poiché le segnalazioni accumulate sono troppe e di gran lunga antecedenti alle varie scadenze previste per i soggetti in quarantena o in isolamento. Sulla possibile revisione delle quarantene a scuola, il docente aggiunge o qualche perplessità nel considerare in maniera totalmente differente i soggetti sintomatici da quelli asintomatici rispetto al rischio di trasmettere il virus. Ad oggi, i dati confermati da diversi studi hanno mostrato che moltissime persone possono essere infettate dal Covid e restare asintomatiche. Essere positivi asintomatici può anche significare che sia ancora nelle fasi iniziali della malattia, cioè che si è presintomatici ma in grado comunque di trasmettere l'infezione già almeno un paio di giorni prima della comparsa dei sintomi. Quindi le persone asintomatiche, seppure con diversa probabilità, possono trasmettere la malattia. Ultima riflessione, le ipotesi sulla revisione della classificazione dei ricoveri Covid. Piuttosto che semplicemente scomputare i pazienti ricoverati per altri motivi, ma poi rivelatisi positivi al tampone, conclude Ripabelli, sarebbe utile ragionare su una semplificazione del sistema di valutazione del rischio delle regioni con valutazioni più pragmatiche sui tassi di occupazione dei posti letto e sulla reale capacità delle varie regioni di gestire i pazienti positivi, ricoverati per altre patologie in aree non specificamente destinate ai pazienti Covid. E questa mattina al Cardarelli eh, la protesta degli infermieri tra i motivi del eh, sit-in, la scarsa attenzione della politica nazionale e regionale nei confronti eh, di una categoria e delle criticità di questa categoria, una categoria sempre più in difficoltà, allo stremo nella battaglia alla pandemia. Protesta seguita per noi da Andrea Vertolo, sentite. Condizioni di lavoro inaccettabili a fronte di stipendi tra i più bassi d'Europa. Queste alcune delle motivazioni che hanno portato il sindacato Narsib ad indire lo sciopero generale della categoria. Anche in Molise, come in tutta Italia, presidi di protesta e sit-in per riaffermare il ruolo dell'infermiere nel sistema sanitario pubblico. Un ruolo, dico i manifestanti, osannato in periodo di pandemia, ma che viene puntualmente dimenticato dalla politica nazionale e locale. Oggi, al Cardarelli di Campobasso, la manifestazione che ha portato davanti al piazzale dell'ospedale un buon numero di lavoratori che lamentano un trattamento non equiparato ai sacrifici lavorativi a fronte anche del rischio che, Incombe ogni giorno sulla propria salute contrastando la pandemia sempre in prima linea. Un anno fa su questo piazzale le forze dell'ordine, la politica, Toma, i direttori generali di questa azienda hanno applaudito agli infermieri che avevano portato fuori dalla, dalla pandemia, dalla prima pandemia, eh, il popolo italiano, in modo particolare i pazienti di questa regione Molise. Perché in questa regione Molise, se il virus avesse per caso fatto uno splofonamento, come è successo nell'Alta Italia, come è successo in Inghilterra e in Francia, saremmo morti tutti quanti. Insomma, abbiamo avuto i nostri morti, abbiamo avuto morti anche di infermieri per contagio, abbiamo avuto infermieri che si sono contagiati e che, grazie a queste amministrazioni che si eh, sfilano sempre dalle responsabilità, non sono manco stati fatti riconoscere a questi poveri colleghi nostri la, eh, la, la, la malattia professionale, INAIL. Sonia Lepore, segretario provinciale Narsid di Sernia. Quali sono le problematiche che voi state lamentando in questa giornata? Ma Come, come segreteria di Sernia abbiamo deciso di aderire a questo sciopero e abbiamo aderito in maniera diciamo così, particolare. Su Sernia si sta lavorando con un segno di lutto al braccio, questo per rispetto della cittadinanza in quanto già in questa regione è difficile assicurare quotidianamente eh, i servizi essenziali, eh, perché c'è una carenza di personale che ormai eh, è cronica e strutturale e naturalmente la carenza di personale si traduce in orari di, lavoro, eh, orari di lavoro prolungati per chi rimane in servizio e quindi un carico di lavoro che determina uno stress da lavoro co correlato incredibile. Gli infermieri non si sono tirati indietro durante la pandemia e hanno dato tutto se stessi, però non si sono visti riconosciuti nulla dalle istituzioni né nazionali e tantomeno, tantomeno locali. Quindi le condizioni sono diventate veramente insostenibili. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino ha deciso per il proscioglimento perché il fatto non sussiste di cinque medici del Basso Molise accusati di truffa per l'attività di volontariato gratuita svolta durante il tempo libero. Gli operatori, di cui gran parte sono sanitari del Santimotio di Termoli, erano finiti. In una indagine dei carabinieri del nucleo antisofisticazione partita da Isernia per aver prestato attività di supporto fuori dall'orario ospedaliero o di attività per le associazioni Avis e Fratres che si occupano della raccolta di sangue ed emoderivati, nel procedimento ingardinato nel palazzo di giustizia larinese, l'ASREM si è costituita parte civile con la richiesta di risarcimento danni morali. L'ipotesi contestata ai camici bianchi era di truffa per aver indebitamente percepito l'indennità per il rapporto di esclusiva. I medici erano tutti professionisti che per affinità ideologica avevano deciso di impiegare buona parte del proprio tempo libero per svolgere attività di supporto alle associazioni impegnate nella raccolta del sangue senza tra l'altro chiedere ed ottenere compensi, spiega il penalista termorese Antonio De Michele, difensore degli imputati. Il processo ha avuto rilevanti implicazioni in punto di diritto, la decisione è di non luogo a procedere. Ufficio postale aperto a giorni alterni, cittadini di Limosano sul piede di guerra, sentite tutto dal Contributo. La decisione di aprire a giorni alterni risale al mese di maggio del 2020. Eravamo nella prima ondata della pandemia e Posta Italiane scelse di limitare l'accesso dell'utenza. Si entra uno alla volta, il locale è molto piccolo e lo sportello è aperto un giorno sì e l'altro no. La scelta da allora ha generato malumori perché l'ufficio postale di Limosano, paesino di 700 anime, è l'unico della zona ad avere servizi bancari e di credito e serve anche l'utenza di San Bianco. Ase e Sant'Angelo ad essere penalizzati sono soprattutto gli anziani costretti ad attendere ore in strada e al freddo. Io dalle otto e mezza che sto vicino a questo ufficio di posta e sono stanca ad aspettare che mi fa male pure la schiena. Vedete un po' di fare qualcosa, se no cambiamo tutto e ritiriamo tutto. E come tanti altri ogni volta che vengo all'ufficio postale devo fare la fila. E non è possibile che Limo con 700 e più abitanti abbiamo l'apertura tre volte a settimana. Abbiamo un paesino vicino qua lucito, con meno di abitanti di noi, 600, e l'ufficio postale è aperto tutti i giorni. Mi dispiace, ma le poste a questo punto stanno facendo proprio uno schifo. Eh, siamo in attesa che si ritorni alla situazione di prima, perché non è possibile andare avanti con tre giorni alla settimana, considerate pure che qua vengono anche la sandaggia. E cui fare una fila in piedi, per noi che la maggior parte siamo tutte persone anziane, è solamente uno scandalo. Speriamo che se decidete voi delle poste a rimetterci come stavamo prima. Come ex postale non posso dire altro che uno schifo, non si vedono da anni proprio, è insopportabile, non mi voglio prolungare perché direi cose fuori luogo. Io dalle otto e mezza sono qui a fare la fila e ancora non riesco, c'è ancora tanta folla che aspetta, è uno schifo. Ci hanno illuso dicendo che agli inizi del mese di gennaio avrebbero riaperto, invece così non è stato. Qui, oggi per fortuna, è una giornata di sole, ma con la neve, con la pioggia, qui c'è sempre tanta gente che attende, è uno schifo e bisogna rimediare urgentemente. Il sindaco Angela Moroso ha più volte sollecitato poste italiane nella speranza di far riattivare il servizio, preoccupata soprattutto per le persone anziane. Molti dice sono costretti a restare fuori per ore e poi magari non riescono a compiere neanche l'operazione. Opera di sensibilizzazione avviata anche da alcuni cittadini tramite l'Auser, l'Associazione per l'Invecchiamento Attivo, ma con scarsi risultati non è cambiato nulla e i disagi restano. Tasse agevolate all'Università del Molise per i dipendenti pubblici è l'ultima misura stabilita tramite un protocollo d'intesa. Per iscriversi c'è tempo fino al 28 febbraio, un'ottima possibilità di accrescere la propria professionalità. Le parole del rettore Brunese, il servizio è di Valentina Ciarlante. A crescere la propria professionalità aprendo davanti a sé la strada di un avanzamento di carriera. Questa è la possibilità che viene offerta ai dipendenti della pubblica amministrazione dall'Università degli Studi del Molise, che ha stabilito per loro tariffe agevolate. Per coloro i quali si iscriveranno ai corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico, il costo da sostenere sarà di 500 euro per il contributo annuale, più 140 per la tassa regionale e 16 euro euro di di bollo. La scadenza è tra un mese, il 28 febbraio e sul sito Unimol è presente un form con cui gli interessati potranno richiedere ulteriori informazioni. Questa misura è il frutto di un accordo tra la funzione pubblica e l'università, ma soprattutto è la conseguenza del PNRR che individua proprio nelle persone il motore del cambiamento e dell'innovazione. Il rettore Unimol, Luca Brunese, ha sottolineato l'importanza di un progetto formativo di questo livello. Il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi del Molise ha approvato il protocollo d'intesa proposto dal ministro Brunetta a proposito della nuova nuove possibilità della formazione del personale della pubblica amministrazione all'università e sarà possibile iscriversi all'anno accademico, quindi 21-22, proprio in questo periodo alle carriere, alle professionalità della pubblica, dei componenti della pubblica amministrazione, sarà riconosciuto in qualche modo una parte del percorso formativo che consentirà loro quindi di partire eh, in maniera adeguata. Eh, C'è un'importante riduzione sulla tassa di iscrizione che ci è sembrato un motivo opportuno per favorire questo, questa opportunità che il Ministro Brunetta ci ha messo a disposizione. L'associazione di volontariato, il girasole di Pesco Lanciano torna a sposare la causa della ricerca portando in piazza le arance della salute AIRC. I volontari domani mattina, sabato 29 gennaio, dalle ore 9 allestiranno uno stand nell'area antistante della farmacia dei Pentri a Isernia promuovendo... Una vendita solidale che andrà avanti fino a esorimento scorte. Con una donazione di 10 euro si potrà acquistare la reticella da 2,5 kg di arance rosse coltivate in Italia e per chi vorrà fare il pieno di gusto sarà disponibile anche il vasetto da 500 g di miele biologico di arancio. Insomma, con una iniezione di vitamina C si potrà donare un'attenzione al proprio benessere e al contempo sostenere ricerca e prevenzione, dando speranza a chi. Con Combatte contro delle patologie gravi, l'associazione del Girasole promuoverà la vendita delle arance della salute anche a Pescolanciano. Bene, e ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per sabato, 29 gennaio, sul Molise nuvolosità irregolare al mattino, maggiormente soleggiata, la seconda parte della giornata, venti moderati, mare molto mosso, queste le temperature nel dettaglio, campo basso minima 0, massima 7, Isernia minima 1, massima 10, Termoli minima 8, massima 12, Venafro minima 2, massima 11 gradi. È tutto per questa edizione Linea alla regia consigli per gli acquisti tra pochissimo la pagina sportiva. Restate con noi. Lo sport iniziamo dal calcio di Lega Pro con il Campobasso che lavora in vista dell'impegno di domenica ad Andria. Domani mattina in programma la rifinitura nel quartier generale di Vinchiaturo con le ultime indicazioni sull'avversario ma anche le ultime indicazioni sulla formazione che scenderà in campo. Mister Cudini potrà contare sulla migliore formazione, potrebbe giocare dall'inizio. L'ultimo acquisto Mercai, staremo a vedere quali saranno le scelte dell'allenatore. Una gara fondamentale quella di domenica in Puglia, infatti c'è in Palio un pezzo di eh, salvezza. Sempre calcio, ma scendiamo nel torneo di Serie D. Vasto Girardi domenica in campo a Castelfidardo. Come reagirà la squadra gialloblu dopo oltre 20 giorni di stop? Sentite c'è grande curiosità nel vedere all'opera il vasto Girardi dopo oltre 20 giorni senza partite ufficiali, l'ultimo match disputato è quello del 5 gennaio il fortunato recupero con il Trastevere vinto partendo dal risultato di 1-0 e dal minuto 33 da allora solo allenamenti a causa del peggioramento della pandemia che ha imposto uno stop generale e poi il rinvio dell'incontro con il Castelnuovo Vomano la squadra sta molto bene, il direttore generale Antonio Crudele, sempre presente nel quartier generale di Fornelli, il mister ha lavorato non solo sull'aspetto tecnico e tattico, ma anche e soprattutto su quello mentale. Non giochiamo da un po' e si sa, dopo una lunga pausa, le incognite sono tante. Come reagirà il Vasto Girardi? Riuscirà a dare continuità alle tre vittorie casalinghe consecutive che hanno permesso di scalare la classifica e di portarsi a ridosso dei playoff? Domande che avranno una risposta domenica pomeriggio quando gli Altomolis saranno in scena sul campo del Castelfidardo, avversario da temere e soprattutto da non sottovalutare. Mister Prosperi potrà contare sulla migliore formazione. Durante la sgambatura di ieri il tecnico ha provato uomini e schemi, scalpita l'attaccante Prado, uno degli ultimi arrivati. Sta bene fisicamente e spera di trovare spazio dall'inizio o più probabilmente in corso d'opera. Torneo di promozione, vediamo il programma completo della sedicesima giornata, ci sono tre gare, tre anticipi, eh, Guardia Alfiera, Virtus Gioiese, anticipi di eh, domani, confischio d'inizio alle 15, poi Ripa Limosani, Polis petacciato e Termoli 2016 Juvenes rinviata a Trivento Donkeys, Agnone gli altri match si disputeranno invece regolarmente domenica pomeriggio. Lasciamo il calcio, occupiamoci di palla canestro, di Serie A1 femminile, diciottesima giornata, Moncalieri San Martino Lupari e la gara odierna, poi domani tre gare quella quelle tra eh, Bruni, eh, Schio e Faenza Costa Masnaga, gli altri match si disputeranno invece domenica e tra questi match c'è anche la gara tra Lucca e Magnolia Campobasso eh, con palla a 2 alle ore 18. Lasciamo il basket, occupiamoci ora di eh, futsal, futsal di serie A2, grande soddisfazione in casa. Marcus Molise per il raggiungimento della Coppa Italia, queste le impressioni del tecnico dei rosso blu Marco Sanginario avvicinato da Francesco Presutti. Complimenti, davvero una bella vittoria e eh, siete riusciti nel finale Marco a mantenere i nervi saldi. Beh sì, è stato un finale veramente coincitato, peccato perché davanti a una bella cornice di, tu, di pubblico credo sia stata veramente l'unica vera nota eh, stonata. Unimol, nervosismi del genere non si erano mai visti e spero non, non si ripeteranno più perché eh, oggi abbiamo vinto sul campo, però resta un po' di amare in bocca per, per, per quello che è accaduto, Poi in realtà non è che è accaduto chissà chissà cosa però non siamo abituati a queste scene diciamo così certo poi nel calcio al 5 insomma non accadono tanto spesso dicevamo eh, bella vittoria sofferta gara molto equilibrata e c'è la Coppa Italia beh sì un traguardo per noi importante in un girone che sapevamo essere difficilissimo raggiungere questo obiettivo credo che sia per noi veramente il giusto coronamento a tanti sacrifici che sono partiti da, da agosto, dalla preparazione di agosto. Ho fatto un'ottima gara, eh, credo non brillante come le due precedenti, dove avevamo raccolto zero punti. Eh, giovedì, in intervista con l'amico Saliola, avevo detto che preferivo non un gioco spumeggiante, ma forse tre punti. E così è stato. Ho sentito Marco nel primo tempo dire eh, siamo alla metà e già abbiamo tre falli, poi nel secondo tempo si sono un po' ribaltate le cose. Beh sì, eh, tra il primo e il secondo tempo avevo parlato con i ragazzi dicendo che avevo visto un po' troppo nervosismo, ma nervosismo non è la parola esatta, eravamo un po' contratti, avevamo paura di vincere, venivamo da due sconfitte, quindi... Avevamo, avevamo paura di, di, di subire pensando invece di, di far gioco. Il secondo tempo insomma, li ho visti molto meglio. È chiaro che è un gioco che è fatto di episodi, questa volta hanno girato dalla porta nostra, però dobbiamo riconoscere anche il merito dell'avversario. Onestamente merita la, la classifica che hanno. Ora la pausa servirà per ricaricare anche mentalmente. Beh sì, eh, specialmente che abbiamo giocato venerdì eh, col Benevento, oggi è mercoledì sulle gambe, io credo che si è visto un po' di, di sofferenza, quindi la sosta viene veramente eh, al momento giusto per ricaricare un po' le batterie perché avremo due partite assolutamente proibitive sulla carta, complicate, Sala e poi Pomezia, però credo che avremo il tempo per organizzarci al meglio. Scendiamo nel torneo di Serie B, quindicesima giornata in programma. Domani giocano tra le Muramiche la Chaminade contro Diaz e Bisceglie e anche lo Sporting Venafro con Palo del Colle. Ecco qui la giornata completa, la quindicesima del torneo di Serie B, il raggruppamento G. Come avete visto dalla grafica giocano in casa Sporting e Shaminad, vediamo con, quale, con quali prospettive, con quale ambizione la vigilia nel servizio di Vincenzo Ciccone. Ritrovare il successo è il comune imperativo categorico per le due Molisane impegnate nel torneo di futsal di Serie B nell'ambito del Girone G, in quella che sarà l'ultima uscita del mese di gennaio per entrambe. Lo Sporting Venafo, scottato dagli ultimi due stop tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno, riabbraccia dopo oltre un mese il parquet del del Palapede Montana, per affrontare probabilmente la squadra più in forma del momento, quel Palo del Colle che ha ottenuto 24 punti nelle ultime 10 uscite e che all'andata la spuntò negli ultimi secondi di una gara sino a quel momento sullo 0-0. Allo Sturzo invece, con un fardello di ben 8 sconfitte consecutive, e l'ingrato ruolo di fanalino di coda, la Minard cercherà di salire la china, affrontando un Bisceglie che nel 2022 ha già ottenuto 4 punti, migliorando e non poco la propria classifica. Su entrambi i match, calcio inizio è previsto per le ore 16. Allo Sturzo a dirigere la contesa saranno il Capitolino pubblico di Roma 1 ed il Termolese Crincoli, con un cronometrista l'altro Basso Molisano Gizzi. Due di nocerà inferiore invece a Venafro, con Bartoli e Califano e, quale cronometrista, il Campobassano Campanella. Chiudiamo con la pallacanestro, con la pallacanestro di C Gold, undicesima giornata, in grafica gli eh, incontri, giocano domenica eh, l'Air Termoli a Pescara e la New Fortitudo Isernia in casa contro l'Aquilano. Eh, gli anticipi invece sono quelli tra Chieti e Pescara Basket, Lanciano e Vasto eh, Basket. Bene. È tutto, anche con la pagina sportiva grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione, arrivederci.